È più facile di quello che credi. Ciao e benvenuti su Miss Biancuala, il canale dell'illuminazione dove ti insegni a applicare la legge attrazione in maniera corretta e efficace nella tua vita. La legge attrazione che insegni su questo canale è una legge attrazione che chiamo 2.0, ossia una legge attrazione avanzatissima che poco ha a vedere se non in minima parte con la legge attrazione che viene insegnata basica. E mi trovi anche su Facebook e su Instagram, qui sotto il box informazione trovi i link di riferimento. Soprattutto su Instagram ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video, insomma un sacco di materiale appunto volto a farti capire il tuo innato potere di co-creatore, come funziona l'universo, come puoi manifestare in maniera efficace, più veloce e così via. Inoltre attivo un servizio di consulenza personale e mirata, trovi sempre il link di riferimento qui sotto il box informazione, che hanno già utilizzato decine di voi con successo. E inoltre a un prezzo piccolo per un breve periodo, un prezzo piccolino. Dovete sapere, ragazzi, che in questi video logicamente io vado su temi generali, vado a rispondere a temi generali, domande poste in maniera generale, poi ognuno ha le sue circostanze, ha i suoi bisogni, i suoi credo negativi, limiti e blocchi, e allora qui subentra il mio servizio. Quindi, se avete bisogno di sbloccare una situazione, di attrarre a voi qualsiasi cosa, manifestare qualsiasi cosa desiderate, eccomi qui con il mio servizio di consulenza. Oggi andiamo a parlare di. Allora, oggi parliamo dell'effetto astinenza. Non sto parlando astinenza tipo droga o alcol, ma sto parlando proprio dell'effetto astinenza che vi induce, che viene indotto dal vostro ego. E praticamente quando voi iniziate a lavorare su voi stessi per attrarre, manifestare qualsiasi cosa desiderate, che sia una persona, un oggetto, una cosa, insomma, qualsiasi cosa, una circostanza, così via, cosa succede? I primi giorni sono quelli più, diciamo, tosti. Sono quelli dove praticamente la maggior parte riscivola all'indietro, ritorna, cioè si ritorna nuovamente nella fossa dove stavamo tentando di scappare, di uscire fuori, nella fossa in cui vi tiene il vostro ego. Cosa succede? Mettete che io intendo manifestare, fatemi pensare, che ne so. Una relazione. Ora magari vengo da relazioni disastrose. Io ora vorrei manifestare una relazione, insomma, pagante sotto ogni aspetto, cioè sia fisico, mentale, spirituale, insomma, sotto ogni aspetto. Però, come vi ho detto, vengo da un passato che ho avuto relazioni scadenti, ecco, in cui mi hanno fatto soffrire. Ora, io ho fatto tutto quanto. Cioè, nel senso, ho individuato i miei credo negativi, mi sono preparato tutto quanto e so quello che devo fare, ho in mente il piano d'azione che devo fare e lo comincio ad applicare. Lo comincio ad applicare così come ho cominciato ad applicare una dieta, se ne è date dal dietologo, il dietologo vi ha dato la dieta e ora tornate a casa e avete deciso che lunedì inizio. Avete passato il weekend passato a sfondarvi, ora lunedì inizio. Ora, cosa succede? Stessa cosa con la dieta, cosa succede? Appena iniziate a fare i vostri esercizi, quindi cominciate a lavorare su voi stessi, sui vostri credo positivi, cioè sui credo negativi per trasformarli in positivo, quindi cominciate a lavorare sulla vostra vita, neanche nella vostra, sulla vostra vita, su quello che intendete manifestare, accade che entrate in astinenza. Cosa succede? Siccome fino a quel momento al vostro ego l'avete nutrito, anzi, o meglio ancora, il vostro ego vi ha nutrito, ecco, forse è meglio così, il vostro ego vi ha nutrito di negativo. Ora, cosa succede? Voi lo state come stringendo, li state tagliando, l'ossigeno. Facciamo finta come se chiudete e tagliate l'ossigeno, tenete stretto. Quindi il vostro ego si comincia a ribellare. Si comincia. Così come quando fate una dieta. Quando fate una dieta, ai primi tempi è drammatico perché fino a quel momento voi avete nutrito il vostro corpo con la peggio monnezza. Quindi il vostro corpo, come un drogato in astinenza, si ribella. Cioè, mettete tutto quel tot di zucchero, dove cazzo sta? E ecco che diventate nervosi, irascibili. Avete proprio il craving, il bisogno disperato. Ogni dolce che vedete, pure che è cascato per terra. Oddio mio, me lo voglio mangià. Pure che è lì in mezzo, rotolato, in del fango. Uomo, cioè, capite? State disperati. State. Perché fino a quel momento cioè il vostro corpo è proprio in,
in astinenza tutti quei zuccheri, tutte quelle calorie. Avete una fame, il vostro stomaco sembra che sta col buco enorme, altro che buchi neri. Cioè, capite? E la stessa cosa succede con il vostro ego fino a quel momento è stato nutrito, perché è un, dovete sapere che ovviamente è una cooperazione, il vostro ego vi nutre e voi nutrite a sua volta, gli rispondete, il vostro ego vi dà, immaginate come avere due calici, l'ego vi versa un calice, un veleno, voi lo bevete e come nel bevendolo è come se lo riversate al vostro, capito? È un, siccome questo sistema è a circolo chiuso, tutto ciò che viene mandato fuori poi vi rientra. Capite? Allo stesso modo. Quindi ecco perché, oppure altro esempio possiamo fare, quando iniziate ad andare in palestra, il vostro corpo vi si ribella, i muscoli vi fanno male, vi sentite super stanchi, affaticati. È come se il corpo dicesse smolla, smolla, e ritorna a fa vita, lì sul divano a figura mitologica, senti i muscoli ti fanno male, smolla, smolla. Magna, magna, oddio che fame, oddio, ma non è meglio di qui insalata per McDonald's, magna, ma cioè, capite? È proprio astinenza, regà. Non importa se sia un'astinenza da droga o da alcol, cioè, è astinenza, regà, che vi fa vedere nero per bianco, ma lì voi dovete cercare di essere più astinenza da fumo. Se voi togliete qualcosa che avete sempre dato, è normale che il vostro corpo ego entra in astinenza. Voi finora l'avete, vi siete lasciati nutrire, l'avete nutrito a sua volta di negativo. Quindi adesso cominciate sta festa al positivo. È normale che il vostro ego è tipo, sta iniziando adesso praticamente da dargli negativo su negativo a nutrirvi da negativo in negativo. Voi adesso avete iniziato praticamente una dieta in positivo e è normale che il vostro ego entra in shock, in vero e proprio shock, a dire, cioè, che sta succedendo? Voi dovete già sapere che il vostro ego di sua natura è contro il cambiamento. Magari sto nell'acqua bollente, ma non si cambia. Meglio rimanere sulla strada vecchia che lasciarla e andare per proseguire con quella nuova. Chissà, in quella nuova, no, se poi te ne perdi, cioè, no, no, assolutamente. Quindi quando voi fate questo, ecco che il vostro ego le metterà in campo tutte possibili e immaginabili. Perché lo state deprivando di quello che gli serve. Vai, sta andando in shock. Ma voi dovete insistere. Ora, ci sono, ad esempio, ci sono persone che all'incirca gli dura 3-4 giorni questo stato di shock, massimo una settimana. Ma può anche durare di più, può durare di meno, ma può durare anche di più. Ma qui dovete insistere. Ora sarà normale, perché siete umani, è normale, che vi costerà fatica. Che sentirete come se proprio fisicamente l'ego tenta di riportarvi indietro. Ve le metterà in campo tutte le tentazioni, tutte. È come se vi apparecchiasse davanti con il miglior cibo più ipercalorico, quello che proprio a voi piace, che vi fa. Cioè, le proverà a mettervele tutte in campo, ma voi dovete essere più resistenti, più forti. Perché se mangiate anche solo un boccone di quel negativo e ritornate square one, dritti da dove siete venuti, dritti, dritti. Dovete, i primi, è importantissimo, almeno la prima settimana, guarda, io vi dico la prima settimana, raga, dovete mantenervi serrati, 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 ecco perché vi dico insistete con la dieta mentale, serrati, cioè con i paraocchi, raga, con i paraocchi, il vostro ego veramente le metterà in campo tutte per riportarvi dove eravate. E purtroppo la maggior parte di voi accade quello. Perché cosa succede? Nella vostra realtà potrebbero accadere delle cose che sembrano negative. Ma questo è l'effetto stagno. L'effetto stagno cosa vuol dire? Ora, se noi con un bastoncino andiamo a girare l'acqua in uno stagno, diventerà l'acqua torbida, diventerà. Perché tutti i detriti dal fondo salgono su. Avete visto le foto di Venezia durante il lockdown? Che l'acqua era diventata trasparente. Perché era diventata trasparente, raga? Perché c'erano più imbarcazioni che creavano moto acquoso, moto ondoso, acquoso, moto ondoso, e quindi alzavano i detriti dal fondale. Quindi che rendevano l'acqua torbida. Ecco perché era diventata trasparente. È come quando praticamente c'è una mareggiata.
È normale che il giorno seguente andate in spiaggia e trovate le alghe, l'acqua che è torbida, così via. Però se aspettate 1 o 2 giorni, poi l'acqua ritorna normale, cristallina, perché tutto si riadagia. Quindi può succedere che quando iniziate appunto a lavorare su voi stessi, su quello che intendete manifestare, quindi a mantenervi su una dieta mentale positiva, può succedere l'effetto stagno, ossia che accade qualcosa che è l'incontrario, non dovete mollare perché praticamente cosa succede? Questo si ricollega anche al periodo di test. Si ricollega, il periodo di test è praticamente il tuo stesso spirito, l'universo che ti testa per vedere se quel credo è quel credo che stai cercando di piantare, di seminare, è ben ancorato nel terreno. Ci credi realmente? Ci credi? Ora, nel periodo che vi ho detto dello stagno, vengono a galla tutta la mondezza che c'è sotto, che voi praticamente potreste prendere metaforicamente con un retino. Quindi è il momento che dovete insistere. Quando, ad esempio, io ho iniziato a lavorare sul fattore bellezza, ad esempio, all'inizio ho incontrato situazioni e persone che sono venute a dirmi l'incontrario di quello che io stavo affermando. Sono venute a dirmi, a ricordarmi che era un cesso, ma io sono andata avanti per la mia strada a dirmi no. Questo comunque sia è lo stagno, l'effetto stagno, perché sto lavorando su me stessa, quindi sta venendo a galla tutta la merda, tutta la mondezza sta venendo a galla. Quindi io come se non avessi sentito niente. Perché se reagite, tornate indietro, se reagite, tornate indietro. Annullate tutto il lavoro che avete fatto finora, raga, attenzione. Voi dovete proseguire, anzi, io mi dicevo una cosa dentro di me, mi dicevo è la sua verità, è un suo problema che mi vede brutta. La bellezza è soggettiva. Io mi trovo tanto sexy, mi trovo tanto bella. Cazzi sua, problema suo, non me ne può fregare niente. Che mi ha detto che sono brutta. Se guardasse una guarda da lui, chi è Brad Pitt? Eppure fosse Brad Pitt, sti cazzi. Sti gran cazzi. Che me ne importa? Cioè, capite cosa facevo? L'asfaltavo in maniera coatta, in maniera così aggressive. Cioè, più il mio ego mi veniva addosso, più gli andava al rullo compressore. Ma perché ero sicura che dovevo andare avanti su questa cosa, perché cosa è successo? Negli anni passati io uguale, appena succedeva qualche cosa, o il mio ego mi tentava, cioè, io ritornavo indietro, annullavo tutto quello che avevo fatto, tutto, e ritornavo indietro. Ora, con questo non voglio dirvi che se vi prende il momento de vabbè, buttatevi per terra, piagnete, urlate, strillate, però dopo aver fatto tutto questo, vi siete sfogati. Prendete, io prendo a cazzotti, prendevo a cazzotti i cuscini per sfogarmi dalla mia rabbia. Però poi dopo ritornavo ancora più carica a dirmi: usavo quell'energia che negativa che il mio ego mi voleva dare, la usavo per sbattergliela addosso in faccia, la usavo per trasformarla in energia, la trasformavo in energia positiva perché mi dicevo: sai che ti dico? Che mi ha detto quello che è successo, ma moglie faccio vedere io sono grande, sono belle, sono stupende, sono belle, sono queste, sono quell'altro. Che cosa, cioè, capito? Io andavo avanti così, andavo. Cioè, usavo quell'energia negativa per trasformarla poi in positivo, per alimentare, ecco. Alimentarmi e dire: ah, se moglie faccio vedere io, ma non era. Volevo dirvi è che non. Cioè, mo io faccio vedere, io era rivolta all'ego, no? La persona che mi ha detto, io sapevo che quella persona me l'aveva detto perché il mio ego mi aveva fatto alimentare, credere, ecco, credere e quindi manifestare nella mia realtà, perché tu sei quella che manifesta, sei, attraverso il tuo credo, mi ha fatto manifestare quella situazione. Quindi io la usavo a mio favore. A se quello mi ha detto questo, sì, sti cazzi. Mo io faccio vedere io, e magari lo facevo con le lacrime, regà, o incazzatissima. Però insistevo. Boom, 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 boom. Insistevo. È molto importante insistere, raga. È molto importante. Tenere duro, se no tornate indietro, raga. È come quando volete smettere di fumare. Cioè dovete tenere duro, se no ritornate a fumare. O volete smettere di bere, qualsiasi sia che avete, di dipendenza, no? Si fa così, raga. Se no, se cadete in tentazione, ritornate indietro. E non giudicatevi assolutamente. Non giudicatevi assolutamente. Non dite che sono un debole o, non sono, o sono incapace o sono quello. No. Perché già il fatto che state provando vuol dire che siete forti.
Già il fatto che ci state provando, regà, tanta gente neanche ci prova. Tanta gente dice no, perché tanto so che non ci riesco, neanche prova a far primo passo. Tante persone magari stanno veramente nel coso, nell'acqua bollente, ma non ci provano neanche perché dicono tanto è inutile, no, questa roba non funziona, la legge attrazione funziona, no, perché questo e quest'altro è impossibile. Quindi continuano ad essere schiave, schiavi del proprio ego. Quindi se invece voi ci state provando, datevi gli applausi, datevi i bacetti, proprio i pacchi sulle spalle, datevi, perché ci state provando. E io so che a forza di insistere ci riuscirete, a forza di insistere. Ma è molto importante che insistete. Insistete. Insistete nonostante il vostro ego vi tenterà. Come si può tentare una persona che magari vuole perdere del peso, a dirgli, oh, ma mangi questo, quest'altro, guarda, cioè. E costa fatica, ve lo dico da ex obesa, costa fatica. Io ho fatto decine di diete fallite nel nulla, poi con la legge attrazione, applicando in maniera giusta, non ho neanche dovuto fare una dieta e ho perso più di 30 kg. Non ho dovuto neanche fare una dieta, mi è venuto spontaneo adottare un lifestyle adeguato, giusto. E ora mangio quello che mi va tranquillamente perché ho un altro mindset, ho un altro tipo di credo e pensiero. Quindi non solo mi nutro diversamente, ma anche mangiassi qualche cosa che è considerata no, non lo dovresti mangiare perché per calorie che altro. Cioè, come se mangiassi un'insalata, perché le convinzioni mandano avanti al mondo, come diceva mia nonna. I credo creano la vostra realtà. Quindi di che cosa vi state nutrendo? Non lasciate che l'ego vi trascini di nuovo da dove siete partiti, da dove siete venuti. Insistete, ma col paraocchi, a dire no a così. E se avete anche un momento che crollate giù, ok, siete umani, perfetto, ma poi ripartite. Non, cioè, non rimanete. Non gettate alle ortiche il lavoro che avete fatto. Non rimanete a dire vabbè. Ripartite, magari. Prendevi una giornata, se volete stare e farvi la festicciola del compatimento, io la chiamo la festicciola, il pity party, la festicciola del compatimento, fatevi la festicciola del compatimento, poor me, povera me, poor me, povera me, fatevela, per un giorno, ma il giorno appresso però ripartite poi, una volta che vi siete ingozzati, ingozzati, ripartite però. Vabbè, ieri è stata così, oggi però si riparte, boom 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 boom. Non trasformate quella giornata in una settimana, un mese, due, tre, quattro, fine. Buttando tutte alle ortiche quello che avete fatto finora. È normale, soprattutto nei primi tempi, che può essere una settimana, anche di più, ma solamente di meno, che il vostro ego vi faccia un'enorme resistenza. Ma se voi 24H, raga, no, faccio esercizio per un giorno, scusate, per un'ora, e l'arte 23 ore, so buttare un'anica di... No, no. Tutta la giornata state attenti. So che è faticoso all'inizio stare attenti a quello che il vostro ego vi cerca di propinare. Stare attenti che nel momento ti viene il pensiero, no, ah ecco, devo subito controbattere. Però è così. Cioè, è così. D'altronde, se state a dieta, voi cercate di evitare, che so, la collega ti dice che se andiamo a pian caffè non mai andiamo a pasticceria o al bar, perché sennò se vedo mi fermo sul balcone. Non guardiamo più qua le macchinette, per dire. O me lo so portato a casa, perché ho portato uno zuccherato, che ne so. Capite? Cioè, cercate di parare dove è possibile. È come, cioè, tu ne vede, se sgarrate un giorno di dieta... Cioè, non è che poi dopo, vabbè, ho sgarrato una volta e mo ci sgarro per sempre, no? E il giorno appresso vi rimettete in paro, riprendete a proseguire con la dieta. Non è che dici, vabbè, ieri però mi sono sgarrata perché sono andata al compleanno da amica mia e vabbè, ho mangiato, mo lo faccio pure oggi perché ormai, ciao. No, non buttate tutte le ortiche, regà, per favore, non buttate tutte le ortiche. L'ego tenderà a cercare di prendervi e... trascinarvi indietro, ma voi siete più forti e più furbi dell'ego. Insistete, insistete, ok? E niente,
vi ringrazio, un pollice in su, che così diffondiamo il video, diffondiamo questi messaggi, siate strumento per la collettività in maniera positiva. E iscrivetevi al canale se vi va, e se non vi va, va bene lo stesso. Ma come vedete, qui dispenso un sacco di sapere, di knowledge avanzato sulla legge di attrazione. Vi ringrazio di essere stati con me, avermi seguito. E niente, pace, amore ed energia.